cominciamo a vedere qualche forma di modulazione. Come dicevo, tutto quello che c'è da dire l'abbiamo detto, ora facciamo soltanto qualche esempio esercizio, utilizzando per esempio esercizio formati di modulazioni comuni impiego. Cominciamo con le modulazioni più semplici, che sono le modulazioni binarie. Quindi, ripeto, m uguale 2 e fra quelle binarie scegliamo di iniziare con quelle lineari, cioè q uguale 1, quindi due segnali linearmente dipendenti. Se le modulazioni sono binarie, allora vuol dire che abbiamo a disposizione due segnali. Fateli chiamare S1 di T ed S2 di T. Se poi la modulazione è lineare, allora questi due segnali sono linearmente dipendenti. Ok? Quindi uno è proporzionale all'altro. S1 di T è proporzionale a S2 di T. Quindi la rappresentazione geometrica dei segnali sarà questa. S1 sta da qualche parte sull'asse x, tanto c'è un solo asse, e S2 sta da qualche altra parte, e questa è la distanza mutua fra i due segnali. Viceversa, nelle modulazioni bidimensionali vedremo come unico esempio il caso ortogonale. Vabbè, bidimensionali, facciamo il caso generale. In questo caso i due segnali sono lineamente indipendenti. Per cui la rappresentazione geometrica dei segnali sarà evidentemente qualcosa sul piano. E quindi un segnale potrebbe trovarsi qui, e quindi il suo vettore rappresentativo sarà S1 vettore. L'altro segnale potrebbe trovarsi qui, S2 vettore. E questa potrebbe essere la loro distanza mutua. Ok? Notate che qui ho utilizzato la stanghetta sotto per ricordarmi che questo è un vettore. Perché? Perché è bidimensionale, quindi lo spazio di segnale è dimensione da 2, il vettore rappresentativo ha due dimensioni e quindi parlo di un vettore. Qui invece è lineare e quindi il vettore rappresentativo ha una sua dimensione, è uno scalare. Questi sono i due casi che vedremo. E cominciamo a vedere, a limitarci al caso di modulazioni binarie e lineari e a dare un'occhiata ai casi più utilizzati nella pratica. Quindi cominciamo con le modulazioni binarie. Cominciamo al caso lineare e vediamo qualche esempio. Il primo esempio che vediamo è l'antipodale. Nel caso di segnalazione antipodale, come dice la parola stessa, sono l'uno l'opposto dell'altro. Quindi è facile vederlo nella rappresentazione geometrica dei segnali. O meglio ancora, se sono l'uno l'opposto dell'altro, vuol dire che se io ho due segnali, S1 e S2, l'uno è l'opposto dell'altro, quindi S1 è uguale a meno S2, e viceversa, S2 è uguale a meno S1. Quindi la loro rappresentazione sarà questa. Se lo 0 è questo ed S1 si trova qui, negativo, allora S2 si troverà esattamente al suo opposto, qui. Questa è la rappresentazione geometrica dei segnali. Quanta è l'energia media per bit in questo caso?
Beh, l'energia media del bit è l'energia del primo segnale per la sua probabilità più l'energia del secondo segnale per la sua probabilità. Ma questi due sono uguali perché uno è l'opposto dell'altro, quindi hanno la stessa energia. E quindi questo è uguale a norma di S1 quadro di T, che è uguale a norma di S2 quadro di T. Cioè l'energia media del bit è pari all'energia del primo segnale ed è uguale anche all'energia del secondo segnale, perché sono antipodali, quindi hanno entrambi la stessa energia. E quindi la media fra due oggetti che hanno la stessa energia è il primo o l'altro, se preferite. E quindi se l'energia dell'uno si chiama E con B e l'energia dell'altro si chiama E con B, la lunghezza del vettore rappresentativo del primo si chiama radice di E con B, la lunghezza del secondo vettore rappresentativo si chiama radice di E con B. Siccome sono gli opposti, uno è lungo radice di E con B a sinistra dello zero e l'altro è lungo radice di E con B a sinistra, a destra dello zero. E di conseguenza la distanza minima tra i due segnali, che è pari alla distanza tra i due segnali, perché sono due, è il doppio dell'energia media del bit sotto radice. Quindi sono molto distanti fra di loro. In realtà, a parità di energia media del bit, quindi a parità di questa lunghezza del vettore, non riesco a immaginare un caso più favorevole di questo. Cioè, immaginate che avete due vettori, la cui lunghezza è fissata, oppure potete scegliere la lunghezza. Se voi volete minimizzare la lunghezza media e massimizzare la distanza tra questi due, il modo per minimizzare la lunghezza media e massimizzare la distanza è farli uguali e opposti. Ed è proprio quello che si fa nella modulazione antipodale. Prendono due segnali che hanno, sono uno opposto all'altro, così hanno la stessa energia, ma sono opposti, quindi sono massimamente distanti l'uno dall'altro. Ok? Quindi, in questo caso, ricordatevi, il grafico l'ho cancellato prima, ma noi tutti i parametri li abbiamo già trovati per tutti i formati di modulazione, mancano solo due parametri da trovare, che dipendono dallo specifico tipo di formato utilizzato, ed erano l'efficienza in banda e la probabilità di errore su bit. In questo caso l'efficienza in banda è la distanza minima al quadrato, quindi 4 e con b, diviso l'energia media del bit e con b, 4. È una modulazione molto molto efficiente in potenza. Ok? Cioè, è molto efficiente in potenza, insomma, è una modulazione, è efficiente in potenza, insomma. Molto, lo voglio togliere perché diventeranno molto efficienti in potenza le modulazioni in cui è Mari, in cui posso variare M. Lo faccio crescere e l'efficienza in potenza diventerà sempre più grande. Però, per M fissato, l'antipodale è quello che ha l'efficienza in potenza maggiore. Perché, come detto, a parità di energia media è quello che raggiunge la massima distanza tra i segnali, quindi non può essere più efficiente di questo. Ricordatevi che l'efficienza in banda e l'efficienza in potenza sono numeri, quindi in tutti gli esercizi che farete, se esce fuori che questa efficienza in potenza dipende da un parametro, e c'è un po' qualche problema. Ok? Spesso negli esercizi i due segnali sono funzioni di un parametro, ad esempio questa è funzione della sua ampiezza A per un coseno, quello che vi pare, e allora anche questa sarà funzione della sua ampiezza A per un coseno, quello che vi pare. Questo significherà che la distanza minima sarà funzione di quel parametro A, ma anche l'energia sarà funzione di quel parametro A, e quando fate il rapporto, il parametro di sopra presente nella distanza minima al quadrato A quadro e il parametro di sotto presente l'energia media per bit A al quadrato semplificano e rimane un numero adimensionale. Spesso mi capita di vedere gli esercizi che escono fuori efficienze in banda che dipendono da questo parametro. Ok? È un parametro adimensionale. Se c'è un coefficiente di ampiezza A da dimensionare all'interno dell'esercizio, lo troverete quel per parametro, ma nell'efficienza in banda quel parametro non è presente, perché è presente sia nella distanza che nell'energia, e quindi si semplifica.
probabilità di errore sul bit. L'abbiamo già vista. Anche se ancora non ti ho detto se la modulazione è in banda base o in banda passante. Se è in banda base, utilizzo la regola ML e la probabilità di errore sul bit l'abbiamo già trovata. È Q di D diviso 2 sigma. Ma nel nostro caso D si chiama 2 radici di con D. Quindi Q di radice di D quadro su 4 sigma quadro. Ma nel nostro caso D quadro si chiama 2, 4 con B, sigma quadro si chiama n0 mezzi, 2 e con B su n0. Ecco la probabilità di errore sul bit della antipodale. Ok? Come vedete c'è un parametro fondamentale con B su n0, energia media per bit diviso doppio della PSD del rumore. Questa è la modulazione in banda base. Utilizzo la regola ML, ecco la probabilità di errore, l'abbiamo già visto. Se la modulazione è in banda passante, allora se è in banda passante bisogna vedere se utilizzate una demodulazione coerente oppure una demodulazione incoerente. Se è incoerente, l'abbiamo già visto, è sempre questo. Abbiamo fatto il demodulatore coerente. Se è incoerente invece, non si può fare nulla. Perché? Perché se la modulazione è antipodale e faccio una demodulazione incoerente, vuol dire che io non so la fase aleatoria introdotta al canale. Ma una fase aleatoria in un coseno può farti cambiare un segno positivo con uno negativo. Fase 0 nel coseno fa 1, fase pi greco nel coseno fa meno 1. Quindi se nella segnalazione antipodale voi perdete la fase perché il canale introduce una fase aleatoria, voi state perdendo l'informazione che era immagazzinata appunto nella fase. Quindi la demodulazione incoerente non può essere fatta nel caso di segnalazione antipodale. E di conseguenza questa è la probabilità di errore nel caso di ricezione, nel caso di trasmissione in banda base oppure nel caso di trasmissione in banda passante con ricezione coerente. Nel caso di modulazione in banda passante con demodulazione incoerente avete perso informazioni. Perché, ve l'ho detto, è una modulazione antipodale, quindi l'informazione è immagazzinata nella fase del segnale. Fase 0 uguale un certo segnale, fase pi greco uguale segnale opposto. Ok? Ma se poi il canale introduce una fase aleatoria, vi cambia la fase, ma l'informazione è immagazzinata nella fase. E voi perdete l'informazione perché state facendo una demodulazione incoerente, quindi non volete stivarvi la fase aleatoria introdotta al canale. Non è possibile fare una demodulazione incoerente in questo caso. Esempi notabili di modulazioni antipodali sono binary PAM. PAM binario, in questo caso il segnale trasmesso è, che voglio dire, somma su k appartenente a 0 di 2b con k meno 1 pdt meno kt. Ok? Qui ci sta l'impulsino. Se il bit fa 0, 2b con k meno 1 fa meno 1 e voi trasmettete meno l'impulsino. Se il bit fa 1, 2b con k più meno 1 fa 1 e voi trasmettete più l'impulsino. Quindi se volete avere un'idea di come è fatto il segnale potrebbe essere qualcosa del genere. 1 1, questo è p con b, 2p con b, bit 0, bit 1 e così via.
Questo potrebbe essere lo snapshot di una realizzazione del segnale trasmesso. E non c'è nulla da aggiungere, perché il PAM l'abbiamo fatto, il PAM binario l'abbiamo fatto, la banda la sappiamo tutto di questo segnale. Altro esempio, piuttosto comune, è il binary ASK. PAM vi ricordo che sta per Pulse Amplitude Modulation. ASK sta per Amplitude Shift Keying. Ok, Amplitude Shift Keying. Una modulazione in cui cambia l'ampiezza del segnale. Perché qui sto cambiando l'ampiezza del segnale. Che cos'è la B? B sta per binary, perché vedremo che c'è anche un M di ASK. Caso è mai. Essenzialmente che si tratta? Si tratta di un binary PAM non in banda base, perché il PAM è in banda base, ma in banda passante. E come sapete ogni volta, quindi basta che prendete il PAM binario di sopra e lo mandate in banda passante. Come lo fate a mandare in banda passante? Con up converter, che abbiamo fatto nel caso di modulazione analogica. E quindi sapete bene che un segnale da banda bassa si può convertire in banda passante come con modulazione DSB, la doppia semi banda, oppure SSB se volete minimizzare la banda occupata. Quindi può essere questa può essere in DSB o SSB, fate voi. Che aspetto ha il segnale trasmesso e che vi devo dire? Faccio un esempio qui, se fosse in banda passante, scusate, se fosse in modulazione DSB, quindi se DSB, allora prende esattamente il segnale di prima e lo moltiplica per un coseno. E quindi questo segnale potrebbe avere magari questo aspetto, lo stesso aspetto di prima. Ok, ma stavolta è stato moltiplicato per un coseno e quindi qui ho purtroppo con questi impulsi non riesco a far vedere la differenza fra uno 0 e un 1, perché una volta lo moltiplico per un coseno esce fuori questo, vedete? Quindi esce fuori questo e quindi lo 0 vi sembra uguale all'1, in realtà uno è l'opposto dell'altro. Allora, per farvelo vedere la differenza, vi cambio forma degli impulsi, perché così non si vede. Perché non si vede? Perché vanno a 0 qua e non vedo la transizione fra l'uno e l'altro. Quindi qua ve lo faccio vedere con impulsi rettangolari, così si capisce meglio. Questo potrebbe essere lo 0 e l'1 è l'opposto, quindi invece continua giù, riparte. Ancora 1. Guardate, ma questo è lo stesso segnale. L'opposto, quindi adesso deve scendere giù. Uno, scende giù di nuovo, quindi lo stesso di prima. E così via. Il disegno è un po' confuso, ma spero si capisca. Non credo si capisce, quindi lo rifacciamo. Ci mettiamo un po' meno semionde, altrimenti non è chiaro. Questo è lo 0. L'1 è l'opposto di questo. Ribaltato. Poi ancora 1. Ok? E così via. Fatelo rimarcare così si vede meglio. Questo è lo 0.
l'1 è l'opposto, il segnale opposto, quindi vedete, cambio le segne, ancora 1, quindi lo stesso di prima, e così via. Va bene? Altro esempio molto importante è il binary TSK. Dove adesso PSK sta per phase shift keying. Quindi qui cambio l'amplitude, ampiezza, che nel caso binario è semplicemente più 1 e meno 1. Quindi sta cambiando solo il segno. Qui invece cambio la fase del segnale. Quindi il segnale trasmesso potrebbe essere qualcosa del genere: XT uguale somma su K di quindi T meno KT. Sto cambiando la fase del coseno, quindi coseno di 2π greco FCT più D con KP greco, per esempio. Così se il bit fa 0, io ho fase 0. Se il bit fa 1, ho fase π greco. Devo cambiargli la fase, ma se questo è un caso antipodale, la fase deve essere cambiata, ma deve dar luogo a due segnali, uno opposto all'altro. Quindi l'unico modo per cambiarli è che se una fase fa x, l'altra fase deve fare x più π greco. Nel nostro caso una fase fa 0 e l'altra fase fa π greco. Deve essere uno l'opposto dell'altro, altrimenti non è antipodale. Chiaramente nel caso binario la SK e la PSK sono la stessa cosa, perché questi sono due segnali, S e meno S. Questi sono due segnali, S e meno S, perché cambiare l'ampiezza in due modi possibili, più e meno 1, e cambiare la fase in due modi possibili, in cui la fase può essere o 0 e quindi ampiezza 1, oppure π greco e quindi ampiezza meno 1, fa sì che la PSK e la BSK siano la stessa cosa. Ok? Nel caso binario, nel caso immario invece no. Lo vedremo. Facciamo qualche mezzo esercizio, insomma. Non lo chiamerei nemmeno esercizio. Allora, nel PAM binario quindi sto parlando del caso A di sopra, tre domande. Domanda A: qual è la funzione base psi di T? Qui trovare, quindi è assegnato a P di T. Trovare la funzione in base psi e l'energia media del bit. Domanda B invece: supponendo che P di T sia assegnato soltanto come forma, e la forma che do è un impulso rettangolare d'ampiezza pari a T, e supponendo che, quindi dati, dato P di T che è proporzionale all'impulso rettangolare, prima era completamente assegnato, adesso invece vi dico soltanto che è un impulso rettangolare, non ho visto dicendo l'ampiezza, e data anche l'energia media del bit, trovare l'impulso. Vabbè, insomma, sono veramente domande ridicole, però facciamole almeno. Domanda C: calcolare l'efficienza in banda di questa modulazione per impulsi del tipo
rettangolare ad ampiezza t, rettangolare ad ampiezza t mezzi, triangolare. A durata totale t, da t mezzi, da meno t mezzi a più t mezzi, che poi traslato t mezzi e lo voglio centrare, è da 0 a t. Va bene? Quindi stiamo nel caso A, quindi x è quello che sta lì disegnato, scritto, rappresentato lì sopra. Come faccio a trovare, rispondiamo alla prima domanda, la A. Come faccio a trovare l'unica forma d'onda di base? Beh, vi faccio notare che se il segnale è quello, i due segnali sono il secondo t uguale l'impulso ed il secondo t uguale meno l'impulso. Di conseguenza, se questa è la situazione, l'unica forma d'onda di base è p, chi è? Ma noi lo vogliamo sempre ortonormale questo set di base. L'impulso P tratto la sua energia. L'impulso diviso la sua energia. Che vi ricordo, l'energia è sotto radice. Ok, così è energia unitaria. Sì. Perché il suo quadrato è P quadro diviso E e la sua energia è l'energia P quadro, l'integrale P quadro che fa E diviso E che fa 1. Vi ricordo, l'energia di impulso è anche norma di P di T quadro, cioè l'integrale dell'impulso al quadrato. Ok? Quindi la prima domanda è banale, e come è banale l'energia media per bit? Perché adesso l'energia media per bit è l'energia del primo segnale, o se preferite l'energia del secondo segnale. Ma il primo segnale si chiama impulso, quindi la sua energia si chiama EcoB. Vi ricordo che nella prima domanda l'impulso P è assegnato, lo conosciamo. Quindi tutte le variabili che sono richieste devono essere funzione dell'unica variabile nota, l'impulso. E infatti cos'è? Perché la forma d'onda psi è una funzione dell'impulso e l'energia di P è una funzione dell'impulso. Domanda D. Adesso P non è assegnato completamente, vi dico soltanto che è proporzionale a un impulso rettangolare ad ampiezza T. Qui so che questo impulso P di T è una finestra rettangolare di base da 0 a T, ma l'altezza non la conosco. Però so che l'energia media del bit si chiama E con B ed è fissata, ed è quello che è X joule. Mi sapete dire che aspetto A P di T? La durata ce l'abbiamo e l'altezza deve essere tale che l'area fa E con B. Quindi l'altezza è E con B diviso T. Sono sempre sotto radice. Sempre sotto radice. Infatti in questo caso, se voi prendete l'energia di questo oggetto, dovete fare questa grandezza al quadrato. L'impulso rettangolare al quadrato è sempre l'impulso rettangolare. L'altezza dell'impulso da passa dalla radice di E con B su T a E con B su T. Quindi questo è il segnale al quadrato, E con B su T per impulso. Quando lo integrate fate altezza E con B su T per base T, ottenete E con B. E quindi ora davvero ha l'energia E con B cercata. Quindi questa deve essere per forza la forma dell'impulso. Ok? Ve lo dicevo, sono esercizi banali che si fanno a mente, non c'è molto da fare, però cominciamo a prenderci dimestichezza. Ripeto, qui l'impulso era dato soltanto come forma, ma non ampiezza. È assegnato T ed è assegnato energia, quindi l'ampiezza doveva essere una funzione dell'energia media per bit e del tempo, ed infatti è una funzione dell'energia media per bit e del tempo, che erano valori dati. Ultima domanda. C
trovare l'efficienza in banda per impulso proporzionale all'impulso rettangolare lungo t, impulso rettangolare a durata t mezzi, impulso triangolare. Qui non vi do nessuna forma esplicita dell'impulso, ma solo che è proporzionale a, perché il coefficiente di proporzionalità cambia soltanto l'altezza dell'impulso ma non la banda. E ai fini del calcolo dell'efficienza in banda ci interessa soltanto il rate, che dipende soltanto da t, e la banda, che non dipende dall'altezza dell'impulso. Quindi non è necessario sapere la forma esatta dell'impulso, ma soltanto se è rettangolare, triangolare o quello che sia. Il bit rate in tutti i casi è sempre, quindi se p di t è proporzionale all'impulso rettangolare, allora l'efficienza in banda è sempre il bit rate diviso la banda, ma il bit rate è sempre lo 2dm su t, quindi 1 su t. La banda quant'è? E quindi questo è l'unico calcolo, cioè questo esercizio qui, calcolare l'efficienza in banda, in realtà l'esercizio è calcolare la banda dell'impulso rettangolare. Dobbiamo al solito stabilire che nozione in banda vogliamo utilizzare. Voglio utilizzare una banda al 95% dell'energia. Mi ricordo che l'impulso rettangolare prende il 95%, riesco a prendere il 95% dell'energia dell'impulso rettangolare se prendo la banda fino al secondo nulo, 2 su t. E allora qua ci metto 2 su t. Ok? E allora l'efficienza in banda in questo caso è un mezzo, 0.5. Nel secondo caso il conto è identico. L'efficienza in banda è sempre R su Q doppio, che se utilizzo una banda al 95% è il secondo nullo della sinc trasformata dell'impulso rettangolare a lunghezza a durata t mezzo. Quindi in questo caso il primo nullo è 2 su t, se devo prendere due nulli devo andare a 4 su t, perché voglio il 95% energia. L'efficienza in banda di questo secondo formato di modulazione è chiaramente più piccola, è la metà di prima. Perché? Perché ho utilizzato l'impulso la metà più piccola e quindi ho impiegato una banda il doppio di prima, e quindi l'efficienza in banda è la metà di prima. Ok? Infine, nel terzo caso, proporzionale all'impulso triangolare a durata t mezzi, quindi giusto per fare un disegnino e rendere le cose più chiare. Il primo caso era questo. Il secondo caso era questo. E il terzo caso è questo. Ok. Quali di questi tre vi aspettate che abbia la maggiore efficienza in banda? Perché il primo? Perché la trasformata del triangolo è sinc quadro, quindi l'energia è il secondo nulla sempre.
Ora i conti li facciamo per bene adesso, ma se cominciamo a avere un'idea di come, quindi un'intuizione su dove vogliamo arrivare. Prima del 95%. Però questo già mi sa di conto. Cosa ci dice invece l'intuizione? Se il rente è uguale per tutti, devo vedere devo confrontare le varie bande. Quindi sarà maggiormente efficiente in banda chi dei tre impulsi ha la banda più piccola. E allora la domanda diventa: quale di questi tre impulsi ha la banda più piccola? Cominciamo a scartarne qualcuno. Chi è sicuramente che avrà una banda troppo grande e lo posso sicuramente scartare? Direi il secondo, no? Ha durata di mezzi, è la metà del primo, quindi questa per forza è una banda doppia rispetto a questa. Quindi sicuramente questa non può essere. Si tratta soltanto di scegliere tra questo e questo. Tutti e due hanno la stessa durata, soltanto che uno è discontinuo e l'altro no. Chi ha banda più piccola? Il triangolo, perché è continuo, questo è discontinuo. Come faccio ad avere un salto così ripido in un intervallo di tempo così piccolo? Mi servono alte frequenze per fare questo scatto. Qui invece è continuo, non ho bisogno di quelle alte frequenze per fare questo segnale. Quindi questo segnale ha una banda più piccola, come dovreste ben sapere. Ogni volta svolgete un esercizio, prima guardatelo da lontano, fate un mezzo conto a occhio, vedete un po' dove vi guida l'intuizione, fate conti, non fate conti, fate discorsi qualitativi invece quantitativi e vedete un po' qual è la soluzione. E poi dopo cercate di mostrare quella la soluzione. In questo caso l'efficienza in banda qual è? È sempre R su W, che è sempre 1 su T diviso la banda al 95%. Cerco di ricordarmi qual era la banda al 95% per la finestra triangolare, ve lo dico io, era il mezzo, metà del primo nullo, quindi un mezzo del primo nullo, ma il primo nullo si inquadra è 2 su T, quindi sempre 95%, e quindi stiamo a 1, è il doppio più efficiente della finestra triangolare, rettangolare di prima, la prima finestra rettangolare. E 4 volte più efficiente della finestra rettangolare del secondo caso. Ok? Esempio. Binary ASK, quindi il caso B, due domande: se PDT è assegnato, data la forma dell'impulso PDT, quindi dato l'impulso P, data la frequenza FC, dato il passo, il tempo di simbolo T, trovare la forma d'onda di base ZT e l'energia media per bit B, P con B. Domanda 2. Se PDT è proporzionale all'impulso rettangolare a durata T, trovare l'efficienza in banda. Insomma, le stesse domande di prima, soltanto che adesso invece di avere a che fare con una modulazione in banda base, ho a che fare con una modulazione in banda passante. ASK in DSB, va bene? Quindi quella è esattamente quell'espressione che sta lì sotto. Rispondiamo alle due domande. In particolare, in questo caso ci sono le due forme d'onda disponibili al modulatore. Uno è più il segnale, cioè PDT coseno,
e l'altro è meno il segnale, meno quindi coseno. Quindi c'è un'unica forma d'onda di base, psi, che vale quanto? Non facciamo conti, lo possiamo fare direttamente al volo. Chi sarà questa unica forma d'onda di base? L'unico segnale diviso la radice della sua energia. Quindi l'unico segnale, quindi t coseno, diviso la radice della sua energia. Quanta energia dell'unico segnale disponibile? Radice di 2 su e con t. Ok? Perché? Perché l'energia di uno di questi due. Chi è l'energia di p di t? E con p. Ma c'è il coseno? E con p mezzi. Perché fate l'integrale di p per coseno quadro. Coseno quadro lo scrivete come 1 più coseno del doppio diviso 2. Coseno del doppio mi manda l'integrale a 0. Rimane soltanto p quadro di t per un mezzo. E l'integrale fa l'energia di p diviso 2. Qui dovete dividere questo per la sua energia, cioè diviso radice di con t. Riportatele qua, è 2 su radice di con t. Ok? E quindi l'energia media per bit è l'energia di uno dei due segnali che abbiamo appena calcolato, e con t mezzo. Ok? Semplicissimo. Calcoliamo ora l'efficienza in banda. È sempre il bit rate diviso la sua banda, ma il bit rate è lo 2 di m su t, cioè 1 su t. La banda, al solito, questo è il problema. Come prima prendiamo la banda 95% dell'energia. Quant'è la banda 95% di quella forma d'onda in pulso rettangolare? A durata t? 2 secondi. Abbiamo detto che l'energia sta a riesco a prendere il 95% dell'energia di quell'impulso se prendo la banda fino a secondo nullo, e quindi devo prendere 4 su t, cioè 2 volte il secondo nullo, perché stiamo in banda passante. E quindi vi ricordo che la situazione è questa, ok? Questo qui è il primo nullo, 1 su t, questo è il secondo nullo, 2 su t, ma io sto in banda passante, quindi devo prendere questo e questo, ok? Primo nullo, 1 su t, due nulli, 2 su t, sto in banda passante, la modulazione in DSB, 4 su t, ok? E quindi l'efficienza in banda è un quarto. Ok? Esempio, dimostrate che queste due forme d'onda, non c'è proprio niente da dimostrare, ma formano una costellazione antipodale.
e non c'è proprio niente da dimostrare, perché come vedete una forma d'onda è l'opposto dell'altra, quindi è chiaramente antipodale. Se vi ricordate, questi erano i due impulsi che abbiamo visto essere utilizzati nel PCM con i codici di linea e si chiamava Polar Return to Zero. No, scusate, no, quello era fatto così. Il Polar Return to Zero era questa e quest'altra. L'impulso a durata di metà del tempo di bit, positivo o negativo, due polarità. Era il B-phase. Prego? Split phase. Vabbè, ma è più una curiosità che altro, perché dal punto di vista teorico non ci dice proprio nulla. Ok, penso che più di questo non c'è, non si deve aggiungere sulle modulazioni binarie e lineari. Diamo invece un'occhiata alle modulazioni binarie multidimensionali, e siccome sono binarie, l'unica cosa multidimensionale che potete immaginare è il bidimensionale. E come detto, una volta che ho a che fare con due direzioni, le metto a 90 gradi. Quindi vediamo le modulazioni binarie ortogonali. Ok? Nell'antipodale i due segnali dovevano soddisfare un'unica condizione, uno era l'opposto dell'altro. Nell'ortogonale i due segnali dovevano soddisfare un'unica condizione, uno è ortogonale all'altro. Quindi se fate il prodotto scalare tra S1 e S2 fa 0. Al solito, se io ho un ortogonale, quindi ho due segnali, non c'è alcuna ragione per prendere uno dei due segnali più lungo dell'altro, cioè uno dei due segnali ha energia maggiore dell'altro. Quindi in genere avremo anche che l'energia del primo segnale è uguale all'energia del secondo segnale, che a questo punto è uguale all'energia media del bit, perché se ho due segnali equienergetici, l'energia media è l'energia del primo più l'energia del secondo diviso 2, ma sono uguali, quindi l'energia media è pari all'energia di uno dei due segnali, e siccome è binaria è pari anche all'energia media del bit. Quindi la rappresentazione geometrica dei segnali qual è? Bene, le due forme di onda di base, ψ1t e ψ2g, sono semplicemente i segnali diviso la loro energia sotto radice, perché sono già ortogonali. Per cui S1 sarà semplicemente radice di con B 1, 0, perché ha componente soltanto sulla prima forma d'onda, ed S2 sarà radice di con B 0, 1, perché ha componente soltanto sulla seconda forma d'onda di base. Siccome stiamo in un caso bidimensionale, posso ancora disegnarla questa rappresentazione geometrica e ho questa situazione qui. S1 vettore, S2 vettore. Questo punto si chiama radice di con B sull'asse Y, questo punto si chiama radice di con B sull'asse X. E la distanza mutua di conseguenza è questa qui, che è palesemente la diagonale del quadrato. E quindi radice due volte il lato. Ok? Come vedete, una volta fatta la parte teorica delle settimane precedenti, gli esercizi sono tutte cose molto semplici e questioni geometriche veramente semplici. Mancano 7 minuti. Riusciamo tranquillamente a vedere la delle due cose importanti, cioè i due parametri che dobbiamo ricavare, cioè l'efficienza in potenza e l'energia media per bit. Efficienza in potenza,
intanto di aspettare sia più o meno efficiente del caso precedente, antipodale. Impotenza. Meno efficiente. Perché è meno efficiente? Intanto l'abbiamo detto prima, perché quando abbiamo fatto antipodale abbiamo detto che non riuscivamo a immaginare nessun caso in cui a parità di energia per bit potessi raggiungere una distanza così elevata fra due segnali. L'unico modo è metterle uno all'opposto dell'altro. Questi non sono molto distanti fra di loro, lo vedete? A parità di energia avrei potuto ottenere una distanza maggiore, radice due volte maggiore, mettendo questo qua con l'antipodale. Quindi un'energia, cioè una distanza che radice due volte è più piccola della distanza precedente, e quindi avrò un'efficienza in potenza la metà del caso precedente. Infatti la distanza minima adesso è al quadrato è 2 con b, diviso l'energia media del bit che è con b, ottengo l'efficienza in potenza pari a 2. Prima avevo l'efficienza in potenza pari a 4, ho l'efficienza in potenza alla metà di prima, e quando in potenza, cioè che vuol dire che per ottenere le stesse prestazioni ho bisogno del doppio della potenza, e quando ho bisogno del doppio della potenza vuol dire che sto perdendo 3 dB adesso in potenza. La modulazione ortogonale perde 3 dB in potenza. Ve ne accorgete più facilmente se andate a guardare la probabilità di errore su B. Perché a questo punto non si può chiedere, ma se è meno efficiente, perché diamine dovrei utilizzarlo? Perché la probabilità di errore su B adesso è Q di D minus 2 sigma nel caso di modulazione in banda base oppure in banda passante con demodulazione coerente, come prima, perché la probabilità di errore nel caso di modulazione binaria e demodulazione coerente l'abbiamo già fatta settimane fa. Q di D su 2 sigma, punto. Quella è di prima. Soltanto che adesso la distanza è la metà di prima, e quindi abbiamo Q di radice di E con B su 0. Non 2 con bisogno 0 come prima. Lo scrivo qui. D su 2 sigma diventa D quadro su 4 sigma quadro, sotto radice, che nel nostro caso è D quadro si chiama 2 con B. 4 nel 0 si chiama 4 sigma quadro si chiama 4 nel 0 mezzi, 2, 4 e 2 si semplifica e diventa radice di con b su 0, la metà di prima. Ma lo sapevo, perché era ascrivibile in entrambi i casi, antipodale e binale e ortogonale, la probabilità di errore sul bit per demodulazione coerente è sempre Q di D min su 2 sigma, o se preferite Q di D quadro su 4 n 0 mezzi, quindi 2 n 0, cioè se moltiplicate e dividete per E con B, E con B su n 0, qua avete un mezzo D quadro su E con B sotto radice, ma questo oggetto qua si chiama efficienza in potenza, e quindi avete Q di un mezzo efficienza in potenza per E con B su N0. Quindi è chiaro che scritto in questa maniera, poiché questa modulazione qui, l'ortogonale, ha un'efficienza in potenza che è la metà dell'efficienza in potenza dell'antipodale, nell'antipodale l'efficienza in potenza faceva 4, che diviso per 2 dà luogo a una probabilità di errore Q di 2 con bisogno 0, caso precedente. Nel caso attuale l'efficienza in potenza fa 2, e quindi la probabilità di errore sul bit è Q di E con bisogno 0. Ok? Vista in questa maniera ci fa capire, la cosa ci fa capire la perdita di efficienza in potenza
rispetto al caso precedente è evidente nella probabilità di errore. Un'efficienza e potenza la metà di prima significa che io, per avere le stesse prestazioni, devo trasmettere il doppio della potenza, cioè devo aumentare l'energia per bit due volte. Se devo aumentare l'energia per bit del doppio, ho bisogno di 3 dB in più di potenza trasmessa per bilanciare questa TMP che si è dimezzata. Che significa? Che se voi fate un grafico della probabilità di errore sul bit, l'antipodale era questo, ad esempio, antipodale Q di 2 e con B su N0. Ok? Qua ci metto con B su N0 in decibel. Se questa è la curva dell'antipodale, la curva dell'ortogonale quale sarà? La stessa traslata a sinistra i 3, perché se perde 3 decibel vuol dire che io ho la stessa probabilità di errore, scusate, traslata a destra i 3, e qui sarà una cosa del genere. Mi vedo male il disegno, perché 3 dB deve essere, no, forse neanche uno. Tre decibel, questa è l'ortogonale Q di radice di E con B sono in 0. C'è un fattore 2 di differenza, vuol dire che io ho la stessa probabilità di errore se trasmetto il doppio della potenza, cioè se E con B raddoppio. Ma se con B raddoppio vuol dire che stai guadagnando, che ti siano 3 dB in più, e quindi questo su i naturali sarebbe il doppio, questo è il doppio di questo, questo stacco qua. In scala logaritmica, praticamente in decibel, sono 3 decibel. Quindi dicevo, questa è la probabilità di errore in caso di modulazione in banda base o modulazione in banda passante. E demodulazione coerente. Quindi dicevamo, e con questo chiudiamo, a quanto pare la probabilità di errore sul bit è peggiore di prima, perdo 3 decibel, quindi devo smettere il doppio della potenza. Quale dovrebbe essere il motivo per utilizzare una modulazione binaria ortogonale se io perdo il doppio della potenza? È che adesso è anche possibile fare una demodulazione incoerente, perché ora l'informazione non è immagazzinata nella fase, nel segno, e quindi in banda passante nella fase, che può andare persa se il canale introduce una fase aleatoria che voi non vi stimate, demodulazione incoerente. E quindi con l'antipodale è possibile solo demodulazione coerente, bisogna per forza stimare quella fase aleatoria introdotta al canale. Nella modulazione binaria ortogonale, ora l'informazione è immagazzinata nella direzione. Il bit 0 sta lungo una direzione, S con 1. Il bit 1 sta lungo un'altra direzione, S con 2. Se il canale introduce una rotazione aleatoria, vi può cambiare soltanto la fase di questo vettore. Quindi magari da qui passa da quest'altra parte, ma non vi cambia certo la direzione, perché è un coefficiente di ampiezza. In rappresentazione complessa, ok? E quindi è possibile fare una demodulazione incoerente, perché l'informazione è immagazzinata nella direzione. E noi in realtà la probabilità di errore per modulazioni binarie con segnalazioni ortogonali e coenergetiche l'abbiamo già vista. Era una formula molto lunga, una sommatoria per segnalazioni immarie, ma nel caso di segnalazioni binarie semplificava di parecchio e diventava semplicemente un mezzo elevato a meno m diviso m più 1 nel caso 1, quindi meno un mezzo e su 2 sigma, quindi e su 4 sigma quadro, ma è la nostra energia media per bit e sigma quadro si chiama n 0 mezzi 2 n 0. Ok? Questa è la probabilità di errore per
modulazione in banda passante e demodulazione incoerente. Non si legge bene, ma l'importante è ascoltarli. Quindi il vantaggio della modulazione binaria antipodale, lo svantaggio è che è meno efficiente in potenza e quindi se faccio una demodulazione coerente perdo 3 dB. Il vantaggio è che posso però fare anche una demodulazione incoerente, cosa che la antipodale non mi permetteva di fare. Tra l'altro, e con questo chiudo per davvero, la differenza di prestazioni tra la modulazione e demodulazione coerente e quella incoerente è piuttosto piccola, perché questa probabilità di errore è più piccola di questa, perché se le guardate bene, questo qui è proprio il Chernoff bound di questo. Cioè, voglio ricordarvi che il Chernoff bound era Q di x minore o uguale di un mezzo elevato a meno x quadro mezzo. E quindi questa è chiaramente più grande di questa, ma me l'aspettavo, se faccio una demodulazione incoerente ho informazioni in meno, devo andare forza peggio, vado peggio, ma non di così tanto perché il Chernoff bound non è così lasco. A seconda di dove trovate, questa è più grande di questa di qualche dB, mezzo dB, 0,3 dB, 0,7 dB, a seconda di dove state, perché il Chernoff bound non è così lasco. Poi qualche esempio, già abbiamo perso tempo, e esempi di modulazione utilizzati in pratica li vediamo poi domani.